Il coro Bassio Ennensis, diretto da Giovanna Fussone, eseguirà Sutta Lacruci. È interpretato dal coro Bassio Ennensis, dalla banda cittadina e dall'orchestra d'archi Vincenzo Bellini. Trascrizione per banda Luigi Botte. Arrangiamento Marco Monitto. Questo canto, fino alla fine del XIX secolo, veniva eseguito dagli zolfatari e minatori durante la processione del Venerdì Santo a Enna. È stato raccolto, trascritto ed elaborato dal musicologo ennese Angelo Cacciato, che lo registrò negli anni 70 del secolo scorso dalla viva voce dell'82enne Provvidenza Giannotta. Su commissione di Giovanna Fussone, il musicologo Angelo Cacciato, il 7 aprile del 2019, ha consegnato la partitura alla città di Enna in occasione del concerto di apertura dei riti della Settimana Santa. Professore Cacciato, la prego di raggiungermi. Mi piace che sia direttamente lui a raccontarci. Secondo te le umiltà che questo mio modesto ma faticoso e meticoloso lavoro descrive ed accompagna degnamente il lutto di tutto un popolo, il mio popolo di Enna, il lutto di tutto un popolo che si trasforma in canto e si fa preghiera. La caratteristica dei nostri canti popolari ennesi sono due, quelli principali, brevissimamente, il tetracordo figgio che è praticamente il famoso La Sol Fa Mi, quei quattro note discendenti provengono dalla liturgia ebraica. Quindi io posso dire che Gesù Cristo cantava così, con questa cantilena, perché i nostri canti provengono dal gregoriano, il quale a sua volta, i musicologi lo sanno pure i maestri, affonda le sue radici nella musica ebraica, propriamente nella salmodia ebraica, in cui questa cadenza frigia, che è una delle migliori. Poi c'è l'altra cadenza napoletana, che praticamente ha il secondo grado abbassato, chiesa musica, un mi minore per esempio senza diese, e quindi il nostro popolo ennese canta così, quest'anima io ho cercato di mettere, ma vi assicuro con profonda umiltà, e quindi spero che il popolo di Enna accetti questo mio umile omaggio che io ho scritto con tutta la mia anima, tutto me stesso, quindi ancora grazie, grazie, grazie. Noi solo grazie a lei naturalmente rispondo io a nome di tutti. Lo ascoltiamo immediatamente. Guardando gli occhi di Maria, sofferenti e fiduciosi, rivolti al cielo, spero con profonda fede e umiltà che questo mio modesto lavoro accompagni un po' degnamente il lutto di tutto un popolo che si trasforma in canto e si fa preghiera. Grazie al professore Cacciato.
ascoltiamolo con lo spartito in simultaneo. Thank you.
quasi un secolo di oblio, questo brano questa sera viene nuovamente restituito alla città. Allora ci piace proprio fare una consegna solenne, simbolica, da parte dei maestri alla città di Enna, qui rappresentata dall'assessore Francesco Gogliani. Da poi il professore Pecciato, Giovanna Fussone, Luigi Botte, l'assessore Gogliani, e ritorna il dono che il professore Cacciato ha fatto alla città di Enna, simbolicamente, metaforicamente adesso ci appartiene nuovamente. Grazie.